Allora, siamo in compagnia del presidente del Silvi, avvocato del Vecchio. Presidente, una partita oggi rocambolesca, Sì, rocambolesca, il primo tempo è finito 3-2. Purtroppo noi ultimamente paghiamo un po' di poca concentrazione, perché come subiamo le azioni avversarie prendiamo gol, eravamo riusciti a ribaltarlo. Poi il secondo tempo non abbiamo giocato male, però ecco, la palla non è entrata. Poi c'è stato quell'episodio di dubbio alla fine, in cui clamoroso la presa della maglia del nostro attaccante, in cui ci stava almeno la punizione e l'espulsione. Io dico che quando si arbitra bisogna avere anche il coraggio di fare delle scelte anche un po' pericolose se si vuole arbitrare, se no è meglio che si fa un altro mestiere. Pure, diciamo così, quel gol a freddo ha un pochettino influito, però voglio dire, la squadra ha reagito bene. Come dicevo prima, il problema è che noi ultimamente siamo poco concentrati, stiamo prendendo un po' di gol, però poi come domenica scorsa abbiamo ribaltato in casa, abbiamo vinto al 90esimo, oggi non c'è riuscito la rimonta. Ecco, dovremmo un attimino essere un po' più attenti e concentrati nelle partite, però stiamo andando sul nostro obiettivo, che è la salvezza, insomma. Comunque, presidente, Silvi, società di grandi tradizioni calcistiche, si darà sempre da fare. Beh sì, io come ho detto all'inizio stagione, quest'anno noi siamo ritornati in promozione dopo 3 anni, quindi era giusto gettare le basi, rinnovare la squadra, rinnovare la società, l'abbiamo fatto, quindi speriamo di continuare a lavorare così, migliorandoci sempre un po' alla volta. Questo è l'obiettivo che abbiamo. Allora ringraziamo il presidente l'avvocato del Vecchio, presidente del Silvi, per la sua disponibilità. Grazie a voi.